Buongiorno dalla meravigliosa Isola Verde Ischia. Avrei voluto farvi questo video dal Castello Aragonese, ma come avete letto dalla community, l'impegno mi ha preso e mi ha preso di soprassalto. Non sono riuscito ad arrivare fino a lì. Allora, ragazzi, io devo fare questo video perché secondo me molti stanno sbagliando le valutazioni, come sempre. Iniziamo col dire che io l'ho detto dall'anno scorso, che nonostante fossi stato un estimatore, un sostenitore del ritorno di Allegri, mi sembra che sia arrivato il momento anche di dire basta. Solo i cretini non cambiano mai idea, solo gli ignoranti continuano costantemente a ripetere le stesse cose. Io sono una persona che guarda avanti, guarda il futuro e sa riconoscere i propri errori, sa ammettere le proprie defaillance. Non è andata bene, mi prendo le mie responsabilità, anche se io sono una voce inutile del popolo bianconero, non sono neanche una voce preminente. In queste ore si era diffusa questa voce dell'esonero di Massimiliano Allegri, che io farei per dare uno shock emotivo. Discorso: c'è solo un nome papabile per fare il traghettatore, è quello di Paolo Montero. Non mi sembra che con la primavera stia strabiliando, anzi tutt'altro, e comunque è uno che non ha mai allenato oltre la Serie C. Gli diamo in mano una patata bollente di una squadra che si sta comportando come un frosinone qualsiasi. Iniziamo col dire che i cambi d'allenatore, nonostante io sia un ex allenatore, forse potrò ritornare un futuro allenatore. Ci saranno tanti incontri, dovremmo vedere un po' la programmazione, le cose, le mie possibilità, perché non voglio accettare tanto per rimettermi in gioco. Io sono sempre molto lucido e molto concreto nelle analisi, ma mi ha fatto molto piacere di avere la richiesta di poter allenare. Io dico che bisogna essere un pochino più con la testa. Cambiando Massimiliano Allegri a febbraio, questa Juventus avrebbe potuto vincere lo scudetto? No. Cambiando allenatore a febbraio, si sarebbe potuto programmare il futuro? Dipende. Se punti su Thiago Motta, no. Se puntavi su Tudor, sì. Il ritorno di Conte, no, perché non potevi, non ti veniva a fare il traghettatore, non veniva a rovinarsi la media. Quali erano i nomi ti facevano già costruire il futuro in maniera anticipata? Uno solo, Igor Tudor, perché tutti gli altri, Palladino, i Conte e anche le favole Klopp, Zidane che si raccontano, non mi sembrano plausibili, ma mai dire mai nel calcio, non c'erano nomi per costruire un futuro. Scusate questo piccolo taglio, non c'erano nomi per costruire un futuro. Però, ok, cosa fai adesso? L'anno prossimo, secondo molti, il preferito di Giuntoli sarebbe Thiago Motta, in quanto era una richiesta già ai tempi del Napoli. Benissimo, quindi cambiare l'allenatore durante il concorso d'opera non sarebbe servito. E voi dite, la Roma ha fatto una grande cosa, sì, perché tutti giocavano contro Mourinho e perché c'era libero una bandiera in una situazione nella quale alla Roma non si chiedeva niente. Perché, come si diceva, la Roma con questa rosa non potrà mai andare in Champions. Non c'era una richiesta specifica. Io a inizio anno dissi completamente il contrario, anzi che la ritenevo come completezza e vastità, scusate, dell'organico anche migliore di quella della Juve. Per me era da terzo o quarto posto. Vi ho detto sempre questo o no? E sempre di sì. Allora l'unico vero miracolo sportivo è quello del Bologna, che si trova a quarto posto e lì oggettivamente Thiago Motta ha fatto una straordinaria impresa, quasi paragonabile a quella dello scudetto dell'Est di Ranieri. E Ranieri in 72 anni è quello il titolo che ha vinto. A dimostrazione che la grande impresa si può fare, la grande impresa, ma non è detto che sia abitudine o che quel tipo di impresa nelle stagioni a venire possa essere confermata, sebbene Ranieri abbia grande stima dal punto di vista professionale, caratteriale e anche dal punto di vista dell'uomo che è veramente una primizia in un mondo di opportunisti. Qualcuno dice dimettersi, ma scusatemi, nel calcio chi si è dimesso? Al momento si è dimesso nella storia. Lippi che aveva un contratto con l'Inter.
Antonio Conte perché aveva un contratto con la nazionale. Gattuso è l'unico ad aver rinunciato soldi. E Sarri che probabilmente ha un accordo o forse ha un problema di salute la moglie. Qui le voci sono diverse e spero che vivamente per l'allenatore toscano che abbia già una chiamata per l'anno prossimo o che non abbia problemi di salute a casa, perché questo cambierebbe la questione. Soldi, nessuno li rinuncia nel calcio e nessuno di noi è disposto a rinunciare ai soldi. La storia della dignità, sì, la raccontiamo, datemi fatti pratici nei quali qualcuno rinuncia a qualcosa. Io ho rinunciato a qualcosa. Pensate, quello più egoista, tra virgolette, ha rinunciato a qualcosa. A malincuore. Però ha rinunciato per scelta coraggiosa, perché l'unico che ha veramente rinunciato per scelta coraggiosa è sottoscritto. Io credo una cosa: se noi andiamo a valutare quella che è la situazione, per il ranking al 90% l'Italia avrà una quinta squadra in Champions. Quindi non entrare nelle prime 5 con 27 punti a disposizione mi sembra. Ora, oddio, la media è scandalosa, ma non so se le altre ne vincono 9. E soprattutto prima o poi una partita la dovremmo vincere pure noi per la legge dei grandi numeri. Che facciamo? 20 partite senza vittorie? Cioè 18, ne mancano 9, 17 partite senza vittorie. Ok, la Coppa Italia. E lì puoi dire, va bene, cambia l'allenatore per provare a vincere un titolo dopo anni di astinenza. Però praticamente tu ci vai in Champions. Che poi sia un affronto che una squadra che abbia fatto sognare di lottare per lo scudetto sia precipitata in questo malo modo e possa arrivare quarta, quinta, che è una vergogna inenarrabile. Siamo tutti d'accordo. Ma arriviamo con la solita lucidità nelle analisi, senza l'eco. Ripeto, Allegri per me va cacciato. Sì, va cacciato, ma già dall'anno scorso. La Juve rischia la Champions? Molto improbabile. Se, ripeto, con la quinta che sembrerebbe quasi certa. E allora che cosa si cambia a fare l'allenatore se non hai l'allenatore dell'anno prossimo in panchina? Non progetti il futuro, rischi solo di fare un finale ancora peggiore perché siamo allo sbando. A questo punto vai avanti. Io razionalmente ripeto, se dovessi valutare col cuore dopo le dichiarazioni di ieri da quattro soldi a Sky e compagnia cantante, prendo, lo ringrazio e lo mando via. Poi, ragionando con la razionalità, dico, c'è ancora una semifinale di Coppa Italia. La Juve non ha niente da perdere, perché ormai si è capito che la Coppa Italia è la peggiore delle quattro per atteggiamento, perché la Lazio ha già cambiato allenatore e sarà migliore in campionato. Probabilmente si va in Champions, probabilmente. Sai, a questo punto mi sembra pleonastico e veramente disperato. O almeno dovresti fare una cosa tipo Ranieri, a 2 giornate dalla fine se ne andò venne cacciato per divergenze sul mercato. Prendi un traghettatore sperando come Montero che ti vada tutto bene. Puoi farlo. Io a questo punto devo dirvi la verità. Andiamo avanti così e l'anno prossimo programmiamo. Mi dicono sempre che bisogna programmare, programmare, programmare. Adesso facciamo delle cose improvvisate per accontentare tutti. Ormai, se avessi voluto e se avrebbero voluto fare il cambio, c'era molto tempo prima. Anzi, dopo Maccabi, dopo Monza, dopo l'anno scorso, e voglia di tempo per cambiare l'allenatore. Non è stato fatto, vuol dire che questa situazione stava di comodo a tutti, come dico sempre, perché si cercava il parafulmine per Giuntoli, per i giocatori, per la dirigenza, per i tifosi, quello da buttare tutte le responsabilità. Io credo che nel calcio Allegri abbia sbagliato, è il primo responsabile del campo perché l'allenatore è lui. Deve essere mandato via, ma il problema principale rimane sempre la società. Quindi, se dovessi fare una valutazione, io posso dire che al 51% è responsabilità della società, e al 49% di Massimiliano Allegri, che è tantissimo, eh? Che è tantissimo.